Recuperare energie fisiche e mentali per ripartire di slancio nella difficile trasferta di Taranto domenica 9 gennaio. Il campobasso dei giovani è chiamato ad un girone di ritorno dove occorrerà ottenere più punti, soprattutto in casa, per evitare il ritorno tra i dilettanti dopo appena un anno di Lega Pro. Avremo modo per lavorare su alcuni concetti, su alcune situazioni dove dovremmo migliorare e quindi recuperare le energie. Credo che sia la prima sosta dopo l'inizio del campionato e quindi ci sarà bisogno per ripartire poi nell'anno nuovo, anche se poi il girone di ritorno è ripartito per noi non bene, però per ripartire nell'anno nuovo e affrontare questo girone di ritorno che secondo me sarà difficilissimo e quindi diverso dal primo e quindi dobbiamo farci trovare pronti. Fiducioso il tecnico rossoblu Mirko Cudini che torna sull'ultima gara interna contro il Forte Avellino, una prestazione sulla quale l'arbitro Di Graci di Como non è stato tenero con i suoi. È apparso infatti oltremodo eccessivo il rosso estratto all'indirizzo del difensore molisano Sbardella. In inferiorità numerica le qualità dell'Avellino sia di palleggio che individuali sono venute fuori e per questo dico che si poteva difendere un pochino meglio, però poi non sempre si riesce, quindi è un risultato pesante. Oltremodo credo, perché la prestazione alla fine è stata anche buona. Credo nel momento cruciale, nel periodo cruciale avevamo ripreso nel secondo tempo a prendere campo, a avere, non dico la partita in pugno, però sicuramente a gestirla abbastanza bene. E con l'auspicio di creare problemi all'Avellino. Invece poi è venuta fuori questa espulsione con una doppia munizione. Non so, per me è eccessiva, ripeto, l'arbitro poteva sicuramente fare a meno, anche perché non ha ammonito i giocatori dell'Avellino in precedenza per cose sicuramente molto più gravi. Io ho fiducia nei miei ragazzi, sono sicuro che Sbardella non abbia detto nulla di così eclatante per poter subire un'ammonizione, quindi è un errore dell'arbitro che secondo me alla lunga ha condizionato un po'. Non è una scusante sicuramente, però a noi togliere un giocatore contro un Avellino così sicuramente ci penalizza molto. Questo è quanto. Per il resto l'obiettivo era quello di fare punti, di dare continuità alla prestazione domenica, alla vittoria di domenica. Ci stiamo riuscendo con le nostre qualità, ci stiamo riuscendo a mettere in difficoltà un Avellino, però poi dopo, ripeto, sul 2-0 la partita è finita. Fino al 2-0 credo anche in inferiorità numerica siamo stati anche in partita.